Buonasera a tutti, ben ritrovati al TG7 Basilicata. Partiamo da un episodio di cronaca. I carabinieri della stazione di Rio Nero in Vulture hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne del posto, responsabile di maltrattamenti familiari. In particolare era giunta una chiamata al numero unico di emergenza 112 dell'arma con cui è stata segnalata l'aggressione subita da una donna ad opera del suo ex compagno. Presso il domicilio dell'uomo è intervenuta una gazzella dell'aliquota radiomobile della compagnia di Melfi insieme al personale della locale stazione dei carabinieri. I militari, dopo essersi sincerati delle condizioni della donna, una 34enne di origini rumene che stava già ricevendo le prime cure da parte dei sanitari del 118, sono sopraggiunti e hanno notato poco distante da loro l'ex convivente che è stato subito bloccato per procedere ad ulteriori accertamenti, così da stabilire l'esatta dinamica di quanto appena verificato. La vittima, profondamente scossa ma rassicurata dalla presenza dei carabinieri, ha riferito del rapporto turbolento vissuto col 38enne da quando si erano lasciati. L'uomo, non rassegnandosi alla fine della loro relazione, in diverse occasioni di incontro che si erano avute in questo periodo per consentirgli di stare insieme al figlio di un anno nato proprio dalla loro unione, aveva spesso manifestato atteggiamenti aggressivi, minacciando la donna, ingiuriandola, creando così una situazione di disagio e timore. Proprio quella sera, invece, nel corso di una discussione nata per futili motivi, incurante della presenza del bambino, l'aveva aggredita fisicamente all'interno dell'abitazione, colpendola in modo ripetuto col manico di una scopa utilizzato come bastone e provocandole diverse lesioni, curate nella circostanza. Dopo le verifiche e gli accertamenti del caso, l'uomo è stato arrestato. Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Matera hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Matera su richiesta della locale procura della Repubblica nei confronti di un 33enne di Montescaglioso, resosi responsabile del reato di tentata estorsione. Il provvedimento restrittivo in questione è stato emesso dall'autorità giudiziaria che ha pienamente condiviso i risultati investigativi forniti dai carabinieri della stazione di Matera. In particolare, dalle indagini è emerso che la vittima, dopo essersi aggiudicata all'asta un appezzamento di terreno comprensivo di casa rurale, aveva ricevuto attraverso messaggi in varie occasioni pesanti minacce di morte per costringerla a vendere l'immobile e i benefici spettanti su questa proprietà, quali i contributi AGEA e le quote di gasolio agricolo. Il 33enne era infatti particolarmente interessato all'acquisto dei terreni perché confinanti con la sua proprietà. Alla luce dei fatti, i militari del comando di stazione, grazie ad ulteriori approfondimenti investigativi, hanno fornito i necessari elementi all'autorità giudiziaria, grazie ai quali è stato possibile emettere il provvedimento cautelare in questione. Il 33enne, individuato e bloccato dai carabinieri presso la propria abitazione, è stato dapprima condotto in caserma e dichiarato in stato di arresto e, dopo le formalità di rito, è stato ovviamente tradotto al suo domicilio in regime detentivo. Nell'ambito del festival Nessuno Resti Fuori, organizzato da IAC Centro Arti Integrate, sabato 24 luglio alle ore 19, nella piazzetta Ludovico Quaroni del Borgo La Martella a Matera, sarà presentato il libro Avare, la nave degli incanti, progettare e realizzare idee e sogni di arte collettiva oggi, a cura di Renzo Francabandera, Elena Lambert e Carlotta Vitale. Il volume, uscito nella collana Visioni per Editoria Spettacolo, raccoglie le testimonianze originate dal progetto di arte partecipata Avare, la nave degli incanti, ideato dalla compagnia Gomalacca Teatro e coprodotto con la Fondazione Matera Basilicata 2019, in occasione della Capitale Europea della Cultura. All'incontro interverranno la curatrice Carlotta Vitale, il critico teatrale Vincenzo Sardelli e il drammaturgo Riccardo Spagnolo tra gli autori della pubblicazione. Seguirà adesso l'intervento di Adolfo Sormani, nuovo allenatore dell'Avello Calcio, alla conferenza stampa che si è svolta oggi pomeriggio. Ma intanto è un grande piacere essere qui. Ringrazio il presidente e il direttore Roma delle parole di benvenuto che secondo me sono estremamente importanti per me e per il mio staff. Ritengo che la scelta di Lavello sia una scelta che dipenda molto soprattutto dal modo di vedere calcio come progettualità da parte del club, che ha voglia di crescere, che ha voglia di migliorarsi nel medio e lungo periodo, perché per me pensare di migliorarsi in un attimo, allora bisogna essere dei maghi.
ma vuol dire che non c'è lavoro, non c'è progettualità dietro la cosa. E le parole che secondo me sono fondamentali per capire poi la scelta, secondo me sono due: umiltà, perché senza umiltà secondo me non si può fare assolutamente nulla nella vita, e poi consapevolezza, che è un termine che è usato spesso dal direttore di Roma, ma che io sposo in maniera piena, perché consapevolezza non è avere la presunzione di essere. Consapevolezza è sapere che i risultati li ottieni attraverso il lavoro, attraverso l'attitudine, attraverso la quotidianità che tu metti nelle cose, anche le cose che magari sono più sgradevoli, le cose che devi ripetere, ma quello ti serve per migliorarti giorno dopo giorno, è quello che noi andremo a fare. Questa edizione termina qui, vi do appuntamento a domani, sempre al TG7 Basilicata. Buona serata.